ascoltare una delle 100 canzoni più belle dell'ultimo secolo ed è andato a toccare veramente un'icona della musica come Prince. Purple Rain credo che resti nell'immaginario collettivo veramente una delle 100 canzoni del secolo, perché è straordinariamente bella, mi piace risentirla anche come cover, è assolutamente, assolutamente fantastica. Direi che sono stata brava. Molto, Mariana, eccola qua. Ma ciao, ciao a tutti. Benvenuta, benvenuta, come stai? Tutto bene, un piacere essere qui con voi oggi. È un piacere nostro averti, avere una bella ragazza come te. Grazie. E poi con grande curiosità, insomma, capendone un po' di musica, visto che faccio radio da solo 18 anni. Solo da 18 anni. Insomma, ti vedo e ti sento, anzi, per meglio dire, passare dal graffiato blues ai suoni di testa, che insomma è tanta roba. Sì, è tanta roba prima di tutto perché comunque do un bel po' di spazio, lascio un bel po' di spazio allo studio della tecnica vocale, ma oltre a questo c'è da dire che ho fatto un po' di cose nel mio passato e quindi ovviamente oggi riporto tutto poi nel presente. Assolutamente, infatti in questo video è molto cinema, devo dire, è parte da dove il bianco e il nero. Fatto apposta, sì, anche perché comunque è molto semplice, sì, molto intimo, quindi incentrato principalmente sulla cantante. Esatto. E questo vestito un po' paiettato che mi dispiace non si veda perché il colore era fantastico, un dorato bellissimo. A proposito di moda, ecco. Quindi sei parliamo... un programma di moda, quindi mi sembra assolutamente giusto. Quindi, sì, infatti. Niente, quindi insomma era nel 2016, quindi ero ancora un po' più piccola, un po' più indietro nello studio della tecnica, oggi sono migliorata un pochino. Da quanti anni studi tu? Studio perché tu sei arrivata qui, la prima cosa che mi hai detto, io continuo a fare tanta gavetta. Sì. E tu non hai idea, i miei polmoni hanno ripreso a respirare, mi hai detto questa cosa, perché chi come me è un addetto ai lavori, purtroppo siamo circondati da tante persone che si improvvisano, quindi sentirsi dire io sono una che fa tanta gavetta, veramente i miei polmoni ricominciano a respirare. Che bello, io sono un po' vecchio stampo, sono giovane perché ho 26 anni, quindi dico così pubblicamente la mia età non mi interessa, anche se sono 26, insomma, non